FIDE, Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia, è un'associazione tecnico-scientifica che nasce dall'Enea nell'88, dalla Federazione appunto dell'Enea più due associazioni di Energy Manager. È un'associazione senza scopo di lucro, non è un'associazione di categoria. Tra i nostri associati abbiamo tutta la filiera energetica, dal libero professionista alla ESCO, all'istituzione, alla pubblica amministrazione, al produttore o al venditore dell'energia, tecnologia, eccetera. La FIDE è più nota per il ruolo istituzionale che ha verso gli energy manager. Dal 1992 gestisce quelli che sono gli energy manager nominati secondo l'articolo 19 della legge 10 del 91. Partecipa a tutta una serie di progetti europei, in quanto non essendo un ente pubblico dobbiamo trovare delle forme di sostentamento, quindi oltre alle quote associative la partecipazione ai progetti europei per noi diventa fondamentale, e nei progetti europei spesso si trovano dei risultati di studi che vengono effettuati. Uno di questi è stato quello sulla figura dell'esperto in gestione dell'energia. Da qualche anno la FIRE ha avviato anche il SEGEM, che non è altro che la certificazione degli esperti in gestione dell'energia, rifacendosi alla norma UNICEI 11.339, quindi la FIRE, il SEGEM rilascia quella che è una dichiarazione di parte terza, cioè c'è una struttura terza indipendente accreditata da Accredia che verifica le competenze professionali, in questo caso di un esperto in gestione, dell'esperto in gestione dell'energia. Veniamo all'argomento della giornata, al conto termico. Allora, il conto termico nasce nel decreto che è stato il decreto ministeriale che è stato citato prima, del 28/12/2012. Finalmente, diciamo, viene pubblicato il conto termico. Erano anni che si aspettava un incentivo dedicato alle rinnovabili termiche, perché comunque l'Italia deve raggiungere degli obiettivi al 2020. Sulle fonti energetiche elettriche era già stato fatto abbastanza, sul termico non era stato fatto abbastanza, diciamo. Quindi questo incentivo è quello che dovrebbe sviluppare un po' quelle che sono le fonti rinnovabili termiche. L'incentivo trova copertura sul gettito della tariffa del gas naturale. E quali sono gli aspetti fondamentali? Innanzitutto, chi sono i soggetti che possono accedere al meccanismo? In questo caso, con il conto termico, al meccanismo possono accedere sia la pubblica amministrazione sia i soggetti privati. Le detrazioni fiscali prevedevano quali soggetti, principalmente i soggetti privati. La pubblica amministrazione riusciva ad accedere al meccanismo solo se riusciva a dimostrare una allocazione finanziaria, quindi nell'implementazione di quello che è un contratto servizio Energia Plus, però diciamo è rimasta fuori dalle detrazioni fiscali. Con il conto termico si è voluta dare una mano alla pubblica amministrazione. Infatti i soggetti ammessi, pubblica amministrazione e privati, possono accedere al meccanismo, ma mentre la pubblica amministrazione può accedere a tutte le misure previste, e per misure previste abbiamo sia misure che riguardano l'efficienza energetica sia misure sulle fonti rinnovabili termiche, i privati possono accedere solo sulle seconde. I soggetti pubblici o privati possono avvalersi anche di una ESCO per richiedere l'incentivo. Quando succede questo? Quando c'è in atto quello che è uno strumento del finanziamento tramite terzi, oppure c'è un contratto di rendimento energetico. È importante questo perché la pubblica amministrazione in questo modo, non direttamente ma appunto tramite la ESCO, che poi molto probabilmente è la struttura che metterà anche il capitale per fare l'intervento, richiederà quell'incentivo. Diventa fondamentale in questo caso poi la figura del soggetto responsabile. Una nota in questo caso, volevo più che altro attirare la vostra attenzione sulle regole applicative e sulla definizione di ESCO. Nelle regole applicative vengono messe sullo stesso piano tre definizioni di ESCO per definire quelle che oggi appunto sono gli operatori principi nell'efficienza energetica. E il richiamo è:
ai soggetti che si certificano secondo una norma che in Italia esiste, che è la UNICEI 11.352, i soggetti che sono presenti nell'elenco richiamato poc'anzi, e cioè i soggetti che sono accreditati dal GSE per partecipare al meccanismo dei certificati bianchi, e i soggetti invece che si rifanno all'articolo 2 del decreto legislativo del 115, cioè società che operano nel settore dell'efficienza energetica, quindi operano, fanno interventi di efficienza energetica in maniera integrata, ma accettano anche un rischio finanziario nel fare questo. Perché ho voluto focalizzare l'attenzione su queste tre differenze? Perché capite bene che sicuramente le tre definizioni, se posso chiamarle definizioni, sono completamente differenti, perché abbiamo un accreditamento, abbiamo una certificazione che nasce dalla risposta a determinati requisiti e dalla definizione di all'interno di un decreto legislativo che dice tanto, ma alla fine poi in concreto dice poco. L'impegno per quanto riguarda il conto termico, impegno annuale previsto, è di 900 milioni di euro, diviso in due tranche, una relativa alla pubblica amministrazione e una relativa ai soggetti privati. Per la pubblica amministrazione parliamo di 200 milioni di euro, per il privato invece parliamo di 700 milioni di euro. All'interno di questi contingenti di spesa poi, 100 milioni di euro per quanto riguarda la pubblica amministrazione possono venire richiesti tramite la procedura a prenotazione, quindi la pubblica amministrazione, vedremo in seguito, può chiedere, può prenotare l'incentivo prima di fare l'intervento, e per questa modalità di accesso è previsto appunto il 50% del totale. Poi ci sono altri 7 milioni di euro riservati invece alla modalità di accesso tramite l'iscrizione al registro. Per quanto riguarda i soggetti privati, nel contingente di spesa, quindi 700 milioni di euro, 23 milioni di euro invece sono riservati alla modalità di accesso al registro. Vediamo adesso comunque che cosa sono, quali sono le modalità di accesso. Un accenno solo al soggetto responsabile, che dicevo diventa il soggetto fondamentale, perché poi è colui che ha sostenuto materialmente le spese ed è colui che presenterà la richiesta di incentivo tramite appunto la stipula del contratto con il GSE. Le misure previste per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, guardate bene, più o meno sono tutti gli interventi che erano già previsti con le detrazioni fiscali, sono interventi che toccano la pubblica amministrazione, quindi parliamo di isolamento termico, parliamo di sostituzioni di chiusure trasparenti, quindi serramenti, installazioni di sistemi di schermature di chiusure trasparenti e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatore a condensazione. È previsto un costo specifico massimo ammissibile, il valore massimo dell'incentivo ammissibile, c'è una formula, vedremo alla fine un paio di esempi, con la quale si chiede l'incentivo, e in questo caso la durata degli incentivi è per 5 anni, viene riconosciuta per 5 anni. Per quanto riguarda invece gli interventi sulle fonti rinnovabili termiche, abbiamo interventi che riguardano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, abbiamo la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompe di calore, l'installazione di collettori di solari termici, infine la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con generatori a biomasse. L'articolo 15 parla anche, per quanto riguarda alcuni interventi, in particolar modo gli interventi che riguardano l'efficienza energetica, parla anche di diagnosi energetica e certificazione energetica. In particolar modo si dice che i costi della diagnosi energetica e della certificazione energetica vengono riconosciuti nel caso in cui è la pubblica amministrazione a richiedere l'incentivo al 100%, nel caso in cui è il privato a chiedere l'incentivo al 50%. Attenzione, questi valori riconosciuti sono, non concorrono all'incentivo complessivo, ma sono oltre. Modalità di accesso. Dicevo, le modalità di accesso sono varie. Tre sono le modalità: accesso diretto, un accesso per la pubblica amministrazione chiamata a prenotazione
è l'accesso tramite l'iscrizione ai registri. Per quanto riguarda l'accesso diretto, bisogna rispettare quelli che sono i 60 giorni di tempo massimo dalla data di effettuazione dell'intervento. Si può tramite la registrazione all'interno dell'area prevista del sito del GSE caricare i dati, compilare la scheda domanda, il GSE avvia l'istruttoria, successivamente ci sarà una lettera da parte del GSE che autorizza dà l'ok all'incentivo, quindi c'è la compilazione della scheda contratto e successivamente viene riconosciuto appunto l'incentivo. La procedura invece a prenotazione, a preventivo, è quella che, come dicevo prima, riguarda la pubblica amministrazione ed è una procedura che entra in atto quando appunto c'è una ESCO che fa degli interventi di efficientamento energetico sulle strutture pubbliche, o c'è una convenzione con Consip o con le centrali di acquisto regionale. In questo caso ci sono delle scadenze da rispettare, e cioè bisogna iniziare i lavori entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e bisogna concludere i lavori entro 12 mesi dalla presentazione della domanda, altrimenti appunto l'incentivo viene rigettato e poi si dovrebbe presentare la domanda e procedere alla modalità ad accesso diretto. Per quanto riguarda invece l'iscrizione nei registri, è una modalità che è scaduta il 1 agosto 2013, il prossimo avvio sarà il 31 marzo del 2014 e riguarda solo due interventi, cioè la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernali dotati di generatore di calore alimentati a biomasse che hanno una potenza nominale tra i 500 kW e i 1000 kW. Quindi solo questo tipo di interventi accedono a questa iscrizione al registro. E qui ho riportato quello che è lo schema che si trova appunto nelle regole applicative del GSE, dove c'è appunto la compilazione della scheda domanda, poi la comunicazione dell'esito positivo. Attenzione, l'intervento, poiché l'iscrizione al registro avviene prima dell'intervento, deve essere concluso entro i 12 mesi, perché ogni mese di ritardo porta via un 5% dall'incentivo previsto e se si superano i 12 mesi l'incentivo non viene più riconosciuto. Alcune note. Prima nota, allora, per quanto riguarda gli obblighi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 28, che è il decreto che recepisce la direttiva europea sulle fonti rinnovabili, l'incentivo contotermico viene riconosciuto ma solo sulla parte eccedente questi obblighi. Quali sono gli obblighi? Ho riportato qui quello che è l'articolo 11 del decreto legislativo 28, e cioè cosa dice quest'articolo? Che nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni rilevanti dovranno essere utilizzate fonti rinnovabili per soddisfare i consumi di calore, elettricità e raffrescamento secondo queste percentuali. Il primo periodo, che scadrà a fine anno, riguarda il 20%, successivamente passiamo al 35%, poi passeremo al 50%. Quest'articolo, in poche parole, è un articolo che è stato introdotto per aiutare l'Italia ad avvicinarsi a quella che è la direttiva, poi, della quale vi parlerà dopo Marcello Antinucci, sul rendimento energetico degli edifici, che parlerà di edifici a consumo quasi zero. Dell'accumulabilità vi ha già parlato il relatore che mi ha preceduto, stessa cosa che si è detta prima sui certificati bianchi, vale anche sul conto termico. D'ora in avanti non è possibile più cumulare tra di loro incentivi statali. Infine, ultima nota, riguarda
gli interventi, i multi interventi possono essere presentati, quindi anche incentivi nel caso di multi intervento, bisogna presentare in quel caso una sola scheda domanda e la data di conclusione dei lavori fa riferimento all'ultimo intervento che viene fatto. Ah, un'altra nota, scusate, era relativo ai generatori di calore a biomassa, e cioè nel conto termico si dice che per accedere a quel meccanismo bisogna garantire una manutenzione biennale da parte dei soggetti qualificati secondo l'articolo 15 del decreto legislativo 28. Perché vi ho riportato questa nota? Perché comunque voi siete dei tecnici. C'è un obbligo in Italia che è valido dal primo agosto di quest'anno, che si dice che gli installatori e i manutentori straordinari, per poter operare sugli impianti rinnovabili, parliamo di biomasse, fotovoltaico, pompe di calore, eccetera, dovrebbero essere qualificati. Qui ho riportato quello che è il modulo riconosciuto dalla Conferenza delle Regioni. La qualificazione nasce se si hanno dei prerequisiti partecipando a un corso formativo, superando poi l'esame finale, allora in quel caso si viene qualificati. Nel decreto legge, il primo decreto legge del governo Letta, c'è stata un'estensione, diciamo tra virgolette, degli obblighi per le regioni, ma più che obblighi si chiede alle regioni di pubblicare entro la fine di ottobre i programmi formativi che appunto diano il via a queste qualificazioni. Io non so se ci sono delle regioni che hanno fatto, sono pochissime magari, perché comunque le notizie che vengono fuori di percorsi che sono già avviati, io sinceramente non ne conosco, quindi magari, ecco, Stefani mi ha già risposto, in Emilia Romagna non sono previsti. Io so che la Lombardia e la Toscana hanno fatto qualcosa, però non so se sono operativi. Ok, perfetto. Perfetto, vabbè, però devo dire che c'è un obbligo. Ok, due esempi per concludere, scusate se sono andato veloce, ma volevo trattare tutto. Il primo sulle chiusure trasparenti, esempio, quindi una superficie complessiva di 1000 metri quadrati, un edificio pubblico in zona climatica e un costo massimo ammissibile per quella zona climatica che si verifica dall'allegato primo, che è di 450 euro a metro quadro. Quindi la formula per quanto riguarda l'incentivo è data da la percentuale, che è il 40% riconosciuto per il costo ammissibile per la superficie complessiva. Due esempi: nel primo caso ho un costo complessivo di 40.000 euro dell'intervento, quindi un costo specifico di 400 euro a metro quadro, andandolo a moltiplicare per il 40% moltiplicato per i 100, diviso i 5 anni, io ho 5 rate annuali di 3.200 euro. Nel secondo caso invece un intercosto dell'intervento 70.000 euro, quindi costo ammissibile 700 euro a metro quadro, quindi superiore a quello che è il costo ammissibile. Nella formula non posso considerare i 700, ma devo considerare i 450 del costo ammissibile massimo, quindi moltiplico i 450 euro a metro quadro per 40% per i 100 metri quadri. In questo caso abbiamo 3.600 euro annuali. Per quanto riguarda il solare termico, stessa procedura. Alla fine la procedura per accedere al conto termico non è complessa. Abbiamo pannelli solari con una superficie di 4 metri quadrati, l'incentivo verrà erogato per 2 anni, quindi andando a trovare la misura, la tipologia di intervento per il costo dell'impianto, in questo caso 170 euro a metro quadro riconosciuto, moltiplicato per i 4 metri quadri, moltiplicato per i 2 anni, avrò 1.360 euro. Totale, l'incentivo annuo è di 680 euro. Andandolo a rapportare al costo totale dell'investimento, l'impatto dell'incentivo è circa un 38%. Infatti il conto termico prevede un'incentivazione che varia dal 30 al 40%. Grazie.